Ho fatto uno scherzo bastardissimo a Fiusa che non vedrete in questo video. Quindi, per vederlo su questo canale, lasciate 50.000 mi piace e iscrivetevi al canale. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fius Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile perché oggi ragazzi siamo qui con una 24 ore pazzesca. Oggi per 24 ore andremo a fare degli scherzi epici. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare al milione di iscritti. Parla a bassa voce perché sennò magari mi sentono. Adesso vi faccio vedere uno scherzo che ho fatta di morta. Non avevo ancora i capelli tagliati perché l'ho fatta prima. Mi sono trovato, l'ho fatta. Vediamo subito il primo scherzo di che si tratta. Ragazzi, adesso faccio uno scherzo che forse già conoscerete voi, quello praticamente dove metti la pasta tra i denti e fai finta di romperti il naso. Lo facciamo ai morta, quindi secondo me ci cascherà alla grande. Spero di non fallire, voglio, speriamo. Prendiamo un fusillo e mettiamocelo tra i denti. Mamma mia. Vabbè, ti do una pausa. Ah! Okay. Ah! Aiuto! 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 Che è successo? Aiuto! Che è successo? Che fatto? Oh! Andè! No, è una clip, no, è una clip, è una clip, voglio, o oh no? È una clip! Oh no, è una clip! Oh no, è una clip! Oh no, oh no, oh no, ma che ha? Ma che c'ha? Dove sei fatto male? Scusa, è tutto sudato. Ma va fa male. Oh no! Vaffanculo, Andrea. Scherzo riuscito. Oh, ma ti stai facendo fare i capelli da Francesco? Hai visto, Andrea, che qualità? Ma per sfumatura, voglio purissimo, dov'è qua? E non perché? È finita ancora. Non è finita, infatti. Allora, io vi ho fatto vedere la sfumatura di Omar, perché praticamente Tatino adesso se la farà anche lui. Mi sono messo d'accordo con lui che appena gli devo fare questo scherzo a Tatino, lui si deve staccare con la macchinetta, altrimenti gli fa un guaio, magari si spaventa pure lui. Praticamente con la trombetta lo farò saltare in aria da dietro. Vabbè, comunque adesso vedrete, mi metterò d'accordo con loro. Tipo mister arriva con la fotocamera e dice: "Wei Tati, bel taglio, arrivo da dietro". Boom! Trombetta. Vediamo la reazione. Guarda là com'è fresco, ah, Tatino. Ah. Tati, fatto vedere, saluta. Ciao. Stavo in gamma, guarda là. Ciao. Che taglia. T'ho sfumato, come te lo fai, Tati? Alla insigne, va bene? Alla insigne? Così, al ciuffo. Al ciuffo. Nonna Andrea, mi hai fatto zompare le orecchie. Ma Tati, me l'hai floppato, Tati, pensavo zombassi. No, perché sto facendo i capelli, sono concentrato. Mannaggia miseria. Quindi ragazzi, l'ho floppato e quindi a Tatino penso che devo fare un altro scherzo. Vedremo, dai. Ok ragazzi, quello che avete visto è il telefono di Tatino. Lui stavolta non si è accorto di nulla, ma manco prima, però non è uscito lo scherzo che devo fare. Quindi adesso il suo telefono e ho in mente una cosa. Nelle sue storie Instagram, ora vedrete cosa farò. Quindi lui adesso non mi sente perché è dall'altro lato. Ho preso la foto dove lui indossa la maglia del Napoli in America. E adesso andiamo su Instagram. Forza Napoli, che scrivo? Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Sego. Oppure Napoli nel cuore, no, Forza Napoli sempre. No, quello è il nostro motto. Forza Napoli sempre. Ok, guardate, pubblicato. Pubblica. Devo vendicarmi dello scherzo non fatto bene prima. Pubblicata. Adesso la lasciamo per circa 10 minuti e poi gliela facciamo vedere, perché sennò è troppo cattiva. Guarda che ho messo. No! Forza Napoli sempre. Quella maglia del Napoli, ma perché se l'aveva messa? In America. L'avevamo fatta la penitenza. Ah, è vero, è vero. Vabbè, vedremo, dai. Ho messo da 2 minuti la foto e ci sono già tipo 10 risposte che dicono: "No, Tati, no, no, qualche penitenza sicuramente, è stato Fuse Gamer". Guardate, questa Juventina ha scritto Fuse, dai. Vabbè, molti lo capiranno, magari questa foto se la salveranno perché comunque l'ha pubblicata lui. Gli diamo 10 minuti e poi vediamo la reazione di Tati. No, no, io sono solo da telefono. Henry, dal telefono, era qua. Henry, Tati, era qua il telefono. Tati, ce l'ho io. Oh, ma che fai, Andre? Unicredit, che stai facendo? Controlla Instagram. Oh, Andre, sei combinato. Perché c'ho tutti questi direct aperti? Che è successo? Va a vedere, ci sono un sacco di risposte, perché? Che hai fatto, Andre? Ma come fa? No, Andre, ma sei scemo! Ma baffanculo. Dai, Andre, ma sei scemo? Boh. Ditemi qua sotto nei commenti se preferite Napoli o Juventus, anche se siete tifosi di altre squadre. La cosa importante che mi dovete dire è il perché. È arrivato il momento di Omar Amum. Quindi ragazzi, allora, lui è lì fuori che sta mangiando, infatti sta parlando con il mio amico Simone.
Mimico, riprendi. Allora prendiamo un uovo, ok. Cosa facciamo con l'uovo? Glielo schiattiamo in testa, vediamo la sua reazione. Dimmi dove sei lì. Deve essere tipo una cosa naturale, deve essere. 160 episodi. Cazzo è? Ma che cazzo fate? Scherzo per te, Omar! Blitz, blitz! Prima o poi di dove arrivare? No, 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 no! Che schifo! Che bello! Abbiamo faccio... faccio la mesh bionda. Facciamo una bella carbonara, facciamo. Fa bene l'uovo in testa? Sì, sì, mo vediamo la carbonara. Sei divertito? Sì. Ma aspettatela indietro. Ma che scusa, tutti vogliono infamarmi? Questo è il mio video. Ma mi devo divertire. Guarda, io l'abbraccio, Andrea. No, 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 dammi l'abbraccio! No! Allora, nuovo giorno, l'ora di fare nuovi scherzi. Ragazzi, guardate cosa ho preso. Praticamente questo secchiello d'acqua. Non credo mi senta il quello che, a cui dobbiamo fare lo scherzo. Mi devo rivendicare, perché vi ricordate Mister Mirko? Mi fecero quello scherzo del telefonino nel mare. Insomma, vabbè, ve lo ricordate tutti quanti quello scherzo. Cosa voglio fare? Allora, io adesso vedo che lui, Mirko, riprendono un attimo Omar, ha il telefono sulla pancia. Allora, in teoria, io mi ricordo che il suo telefono è waterproof. Non ne sono tanto sicuro. E quindi testeremo sia la sua reazione e sia l'iPhone. Che cacchio vuoi? Telefono. Stavo facendo pure... A fanculo, non avevate fatto scherzo, stronzo. Che c'è? No, ma che testa fai, ah? Che testa fa, mo? Telefonino, cacchio. Ma vedi, ma ho fatto lo scherzo, Ma non va, perché sto facendo i video degli scherzi. È arrivata ora di pranzo, abbiamo finito di registrare dei video. Dobbiamo fare ovviamente un altro scherzo. E faremo finta che Giuseppina cucina per 24 ore agli Elitz. Già sta cucinando il ragù e abbiamo in mente una cosa. Ho detto ai ragazzi che faremo appunto questo video dove ci cucina per 24 ore e ad Harry Giuseppina metterà un po' di piccante. Vedremo la sua reazione. Noi faremo finta che stiamo registrando appunto questo video. Gli mettiamo il peperoncino frantumato. Andiamo? Vai Giuse. Vai. Mettici, però non dobbiamo farglielo capire. Pasta pronta per Harry. Per queste 24 ore ho assaggiato questa pasta di Giuseppina. Abbiamo cominciato alla grande con questo piatto di pasta incredibile. Ragazzi, fatemi sapere com'è, mi raccomando, eh. Andiamo. Certo, Andrea. Ragazzi, vai, voglio un assaggio in diretta di tutti quanti. Grazie mille, Giuse. Grazie, Giuse. Alla tua, Giuse. Ciao. Buona, buona, Giuse. Dammi sto 5, Giuse. Ah, proprio buono. No. Mamma mia, che buono. Buona, buona. Harry, che non ti piace la pasta? Harry, tutto a posto. Harry, ma che è? Harry! Che cazzo ci avete messo? Dai, state facendo uno scherzo. Ma che scherza? Giuseppina ha cucinato. Forse ci ha messo qualcosa. Che cazzo ci hai messo? Che sbocco, fa veramente schifo. Ma come fa schifo? Ma come ti permetti? Ma come è buono? Guardatemi un po' di acqua. Qua è buonissima. Che schifo. Non te ne, ma com'è? Harry, ma forse perché ci abbiamo messo un po' di peperoncino, grandi. Harry. Grandi! Per lo scherzo! Guarda, ma quanto gliene avete messo? Cioè, stava proprio male. Che schifo, madonna. Mi deve riuscire lo scherzo della tromba, ragazzi. Giuseppina sta facendo lavoro al computer, quindi la sorprenderemo con la tromba. Ma speriamo che questa volta ci riesce. Buongiorno, sono le 7 del mattino. Bello, porca puttana. Buongiorno Andrea. Grazie. Porca miseria, mi sono spaventato. Che c'entro? È un bel risveglio. Quindi ragazzi, questo video degli scherzi finisce qui, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi siete divertiti o avete mai subito uno scherzo come questo, mi raccomando, quindi lasciate almeno, facciamo 50.000 mi piace per un altro video di scherzi e mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare al 1.000 di iscritti, quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci ribecchiamo ad un prossimo video, bella ragazzi!